Ducati Diavel 1260S ha stupito il mondo con la sua prima generazione 8 anni fa, continua a farlo con questa seconda e nuova rinnovata serie. Amici di Infomotori, venite a provarla con noi! Si tratta di un modello atipico, sì, perché infilare in una comparativa non può che essere una forzatura. Nessuna è come lei. Muscle Cruiser, da un lato, dal punto di vista soprattutto estetico, naked, sportiva, nella sostanza, perché, come vedremo, si guida come una vera sportiva. Si tratta di una moto con alcuni dettagli esagerati, come la gomma posteriore larga ben 2,40, ma dal punto di vista della guida, come detto, è più simile a una moto come una Naked, come una Monster, tanto per stare in casa Ducati. Sì, perché la Diavel X, con cui condivide in parte il nome, in parte il look, si guida come una vera cruiser con i piedi in avanti. Qui invece le pedane sono dove se le aspetterebbe un motociclista duro e puro. La nuova Diavel mantiene il suo carattere unico e le proporzioni del 1200 che rimpiazza, con la zona del serbatoio del motore ad occupare la porzione più importante, mentre il codino posteriore è minuscolo, come sottolinea anche il maniglione per il passeggero a scomparsa, per renderlo ancora più compatto quando si viaggia da soli. Troviamo poi l'enorme gomma posteriore, una Pirelli Diablo Rosso 3, mentre all'anteriore il faro full LED guadagna una firma luminosa con la luce diurna a forma appunto di ferro di cavallo. Nuovo anche il quadro strumenti, che ora sfoggia un TFT a colori, posto sotto al manubrio, mentre sopra troviamo la classica striscia di spie. L'esemplare in prova è poi impreziosito da dettagli in carbonio come i parafanghi o accessori rizoma, incluso questo tappo serbatoio decisamente fuori dagli schemi. Dal punto di vista della ciclistica, la nuova Diavel sfrutta il noto telaio a traliccio in tubi d'acciaio, mentre il motore è ora elemento stressato. Quella S alla fine del nome del modello si traduce nella presenza di pregiate sospensioni Ohlins. Il canotto di sterzo vede una nuova geometria chiuso di un grado, sono ora 27, per favorire la maneggevolezza e la reattività. Due generosi dischi da 320 mm con prinze Brembo M50, sono M4.32 per la 1260 standard, pensano a frenare i 244 kg in ordine di marcia, 218 a secco, mentre l'ABS è di tipo cornering, grazie alla presenza della piattaforma inerziale a 6 assi. Si alza l'asticella proprio sul fronte elettronica, che può gestire la trazione, l'anti-wheeling, ma mette anche a disposizione il launch control per chi volesse partire al semaforo come in una gara di accelerazione. E di prestazioni da questo punto di vista ce ne sono in abbondanza. Il nuovo cuore è infatti il testa stretta DVT da 1262, con fasatura variabile sia lato scarico che aspirazione, e che guadagna anche il quick shift bidirezionale. La potenza è di 159 cavalli, sono 3 in meno del vecchio 1200, sempre erogati a 9500 giri, ma la coppia di 129 Nm, erano 130, arriva ben 2000 giri più in basso, a quota 6000 invece di 8. Nuovo tutto lo scarico, che sparisce in una zona lontana dalla vista, lasciando il motore come assoluto protagonista e mostrando solo i due aggressivi terminali sul lato destro della moto. I riding mode, sport, touring e urban influiscono non solo sull'erogazione e sulla taratura dei vari parametri dell'elettronica, preimpostati ma comunque tutti personalizzabili a piacimento, ma anche sul layout della strumentazione. Il livello dell'elettronica è salito con parametri a disposizione che sembrano essere quelli di una Panigale piuttosto che di una Cruiser, a testimonianza della sportività della Diavel. Tanto per fare un esempio, il Ducati Traction Control Evo è regolabile su 8 livelli, separato dal controllo di impennata anch'esso con 8 livelli, mentre ne ha 3 il Launch Control. Potete trovare nell'articolo della nostra prova tutti i dettagli delle novità, che sono tantissime per una moto che cambia radicalmente, malgrado un look che mantiene un filo comune con il vecchio modello, mentre alla guida si conferma sorprendente, alzando ancora l'asticella.
Se, guardando il 240 montato al posteriore, vi immaginate una moto impacciata? Trovarsi a 41 gradi di piega in assoluta scioltezza mette la Diavel in un segmento senza concorrenza. Solo nei tornanti più stretti ci si può accorgere delle sue quote, mentre già in curve da seconda marcia lei sembra comportarsi come una scarenata aggressiva. In sella la posizione è comoda e naturale, è posta a 780 mm da terra e solo le braccia hanno una posizione un po' allungata in avanti verso il manubrio, come ti aspetteresti da una cruiser. Ma basta chinare il busto in avanti ed ecco che la triangolazione con pedane e sella si fa quasi da sportiva. Tra le gambe il grosso serbatoio da 17 litri è l'unico elemento che ci circonda che richiama il fatto che siamo in sella ad una moto con un interasse di ben 1600 mm, perché forzando l'andatura tutto è da naked aggressiva. All'altezza sempre la frenata, la precisione di guida e la stabilità, ma sorprende anche la rapidità nei cambi di marcia per nulla impacciata. Nel misto da seconda e terza marcia l'impressione è che ben poche moto possano darle filo da torcere, questo anche per un'erogazione molto regolare con una spinta importante fin da circa 4000 giri del nuovo propulsore. Sotto questa quota il 1260 tende a strappare, mentre allunga fino a quota 10.000. Si può sfruttare la sua schiena senza tirare troppo le marce o farlo urlare fino al limitatore, è solo una questione di gusti. Per quanto riguarda i prezzi, la nuova Ducati Diavel 1260 parte da 19.990 euro, che diventano 22.990 se scegliete questa versione S da noi provata. Per questo è tutto per la nostra prova su strada, o almeno per il video, perché vi ricordo che tutti i dettagli li trovate nell'articolo il cui link è qui sotto. Mi raccomando, prima di andare a leggerlo, mettete un like se vi è piaciuto il video, inserite un commento e iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ciao e alla prossima!